nuovo appuntamento con Insieme Oltre 2000, una puntata speciale dedicata al mondo del volontariato e in particolar modo a raccontare l'esperienza di un'associazione, un sodalizio attivo sul territorio provinciale da lunghi anni ormai. Mi riferisco al Sor Optimist Club Belluno Feltre. Abbiamo il piacere di avere con noi infatti due rappresentanti di questa associazione, la presidente Nadia Della Vecchia, ben trovata presidente. Grazie. Accompagnata da una delle socie fondatrici di questa realtà, la signora Dina Tollot. Ben trovata Dina. Grazie. Una realtà, Presidente, partiamo subito con lei, che ha una lunga storia sul territorio, un sodalizio tutto femminile che si occupa proprio di valorizzare le donne. Certo, il Sor Optimist International è un'associazione internazionale proprio centenaria. Abbiamo celebrato i 100 anni della sua nascita l'anno scorso. È composta di donne ed è grazie alla loro esperienza professionale e manageriale che si impegnano per aiutare le donne a realizzare e attuare il loro potenziale e poter proprio realizzare le loro aspettative. E tutto questo è possibile grazie alla realizzazione di azioni concrete che sono i service. Quali sono i valori che guidano il vostro agire, Presidente? È la solidarietà, i diritti umani, infatti è un'associazione sostenuta dall'ONU, quindi è una realtà molto molto importante, il volontariato, ma non solo, anche un occhio alla cultura, al sociale e soprattutto all'amicizia tra i popoli e l'eguaglianza, soprattutto l'eguaglianza quindi tra differenti tutti. Sfaccettature, differenti opportunità, comunque volte a valorizzare proprio l'ambito, la dimensione femminile, le potenzialità, come ci ricordava. Il 2022 per il Sor Optimist Club che lei presiede, Presidente, è un anno speciale, un anno d'eccezione. Sì, è veramente un anno importantissimo, infatti celebriamo il nostro 40° anniversario della nascita. Nasce appunto nel 1982 e ci ha visto impegnate in questi anni in service molto molto importanti e la realizzazione di progetti nazionali che ci hanno visto sempre in prima linea, sempre per promuovere il diritto delle donne a farsi valere. Ecco, allora coinvolgiamo quindi subito la signora Dina Tollot, che abbiamo capito essere una delle socie fondatrici di questa realtà. Come è nata infatti questa associazione, questo sodalizio? Da cosa è venuta l'idea, signora Dina? Beh, l'idea è partita un anno prima dell'effettiva fondazione, è partita dalla signora Valenti Marta Baradel, che ha coinvolto parecchie donne della città, e per un anno ci siamo riunite in casa Baradel a discutere e a informarci in che cosa consistesse questa associazione. La nostra madrina era di Treviso, la signora Itala Monti Giongo, che ci ha aiutato a capire che cosa dovevamo fare, che cosa stavamo costituendo. Quindi in quegli anni comunque, che erano gli anni 80, diciamo così, anche anni di grande movimento all'interno della società, le donne volevano far ancor più sentire il loro peso, certo, il loro ruolo sociale. Eravamo 21 socie, con diverse attività, con diverse professioni, ma tutte dedicate praticamente al lavoro e alla famiglia, e eravamo sul sociale, diciamo, non eravamo molto incisive. Quindi, visti quali erano gli obiettivi e le finalità dell'associazione, abbiamo colto al balzo proprio l'opportunità che ci offriva di uscire dallo stretto ambito familiare e lavorativo proprio per dedicarci anche alle attività sociali. Ecco, quindi era un'occasione comunque per la donna per avere anche per la un donna proprio spazio, immagino. Poi per Belluno poi è stato un evento storico per la donna, perché il nostro club è stato il primo club service ad essere fondato in città.
ancora non si sapeva che cosa fosse, questo club tutto femminile, ma subito noi ci siamo fatte conoscere. Il nostro primo lavoro, che ci è stato suggerito dal Nazionale, è stato la raccolta di dati sulla situazione delle case di riposo. Quindi abbiamo diviso la provincia in vari settori, 3-4 per ogni settore, ci siamo date subito da fare per vedere qual era la realtà in quell'ambito. E poi da lì comunque la vostra esperienza si è, diciamo, sempre più allargata, perché certo. Per esempio siete molto attenti anche ai temi della violenza contro le donne, contrastare questo fenomeno che purtroppo riguarda anche la provincia. Soprattutto i giovani, noi abbiamo dedicato le nostre migliori energie. Praticamente siamo stati nelle scuole con convegni, abbiamo chiamato personale esperto, magistrati, una nostra socia di Padova che è venuta e ha tenuto veramente una bellissima lezione, molto interessante, la polizia postale, psicologi. Proprio una squadra compatta per sensibilizzare, ecco, contro questo tema. Infatti, Presidente Della Vecchia, diciamo, a me piace sempre ricordare questo progetto che voi seguite, in particolare alla caserma dei Carabinieri di Belluno c'è una stanza che voi avete contribuito a far nascere. Sì. È la stanza tutta per sé, è una stanza preposta proprio all'interno della caserma dei Carabinieri, caserma provinciale dei Carabinieri di Belluno, dove le donne e minori che hanno subito violenza possono trovare un ambiente accogliente, infatti noi l'abbiamo arredato, e sicuro, dove poter esternare quello che hanno subito. E questa è un'iniziativa che comunque è stata presa da una progettualità a livello nazionale. Questo è un progetto nazionale e la stanza, ricordo, la stanza nasce è stata inaugurata nel 2018, corredata anche da una stanza d'ascolto presso la Procura di Belluno, dove noi abbiamo contribuito nel donare l'apparecchiatura. E presso il pronto soccorso il codice rosa, dove c'è il personale medico e infermieristico preposto e istruito proprio, sempre grazie al Sor Optimist, per affrontare l'emergenza di una donna o minore che abbia subito violenza. L'attenzione, ci ricordava prima anche Dina, è al mondo comunque dei giovani, in particolar modo per le giovani donne c'è un'interessante progettualità per diciamo ampliare le opportunità dal punto di vista formativo, Presidente. Sì, anche questo abbiamo aderito da oltre 30 anni, sin dall'inizio della sua nascita, a lo stesso progetto nazionale, ed è un corso leadership al femminile presso la Bocconi di Milano, dove vede questo corso, è aperto a giovani laureate ed è un corso in cui appunto viene sviluppato e trattato questo tema della leadership femminile, per dare proprio a queste giovani ragazze che affronteranno il mondo lavorativo una decisione, proprio essere proprio incisive per poter sviluppare le proprie potenzialità. Ecco, torniamo dalla signora Dina Tollot. Come anche il sodalizio si è evoluto in questi 40 anni di storia dal punto di vista numerico, dal punto di vista delle iniziative che avete proposto? Insomma, di strada ne avete fatta tanta. Certo, beh, di iniziative noi generalmente guardiamo quali sono le necessità della realtà locale e da là partiamo per i nostri service, oppure ci vengono suggeriti a livello nazionale o addirittura a livello mondiale. Quest'anno a livello mondiale c'è il service dell'educazione che stanno sviluppando, e tutte le socie sono ottimiste, contribuiscono per l'educazione, la formazione
nella Federazione del Sud-Est Asiatico. La Presidente mondiale ha questo obiettivo per i prossimi 4 anni e con la collaborazione di tutti cerchiamo appunto di realizzare questo service. Poi in ambito locale, come ha detto la Presidente, abbiamo tanti altri service che partono dalla realtà locale oppure dal suggerimento che ci viene a livello nazionale. Ecco, e poi anche dal punto di vista numerico, ricordava prima all'inizio una ventina e poi il numero è sempre cresciuto. Poi appunto tantissime, in questi 40 anni abbiamo lavorato con tantissime donne, alcune sono uscite per motivi familiari o di lavoro, altre ancora purtroppo ci hanno lasciato definitivamente. Attualmente il club consta di 37 socie. E diciamo che da adesso è molto fervido, diciamo, le migliori energie ed è ricco di progettualità, quindi stiamo lavorando al massimo. Lavorando bene per la comunità. Sì. Allora, proprio parlando di progettualità, Presidente, torniamo a parlare quindi di questo anniversario speciale dei 40 anni della vostra fondazione, quindi per l'occasione una particolare iniziativa di stampo culturale. Io ho qui il volantino, che cosa farete dunque? Faremo una mostra, intanto sarà il venerdì 23 settembre presso il chiostro gotico del seminario di Belluno adiacente alla chiesa di San Pietro. Ci sarà l'inaugurazione di una mostra di melusine. Le melusine sono delle sculture realizzate dalla nostra socia italo-lussemburghese e precisamente di Belluno e ancor più nata a Sospirolo, nativa di Sospirolo. Queste melusine sono ispirate a un poema, il poema Fumetti di Dino Buzzati e in concomitanza a questo nostro quarantennale celebreremo anche i 50 anni dalla morte di Dino Buzzati. Quindi un omaggio al grande giornalista, scrittore. Certo. E queste melusine sono delle figure mitologiche di Dino Buzzati, nate nei paesi nord europei e rappresentano queste figure di donne. La nostra Bettina Scholl Sabatini, la scultrice, si è ispirata proprio a questo e ci sarà questa esposizione di una trentina di sculture. In una cornice tutta particolare che è quella del seminario gregoriano, quindi questo collegamento anche con il territorio. Stiamo vedendo infatti, grazie a Nicolò che ci segue in regia, anche la brochure di questo evento al quale ovviamente tutta la popolazione è invitata, giusto? Certo, l'ingresso è libero. E sì. Per l'occasione ci sarà anche un ospite d'eccezione a livello nazionale, vero? Sì, avremo la nostra presidente nazionale, la dottoressa Giovanna Guercio, avremo anche la nostra vicepresidente nazionale, la giudice Maristella Cerato, e una past president nazionale molto legata al nostro club, la dottoressa Vilma Malucelli. Ricordiamo, Presidente, brevemente quale sarà il programma della giornata? Il programma inizierà alle 11 con l'inaugurazione di questa mostra, con questo vernissage e questo omaggio a Dino Buzzati, con la presentazione della nostra scultrice, ripeto, Bettina Scholl Sabatini, con l'intervento della curatrice, la Maria Luisa Caldognetto. E poi ci sarà alle 15 una visita guidata presso il Museo Fulcis, perché assieme alla nostra Bettina arriverà a Belluno anche una delegazione di socie amiche lussemburghesi, e questo ci riempie anche di orgoglio, perché abbiamo la partecipazione anche
di queste socie. E quindi uno scambio, diciamo così, uno scambio culturale, con l'occasione per apprezzare anche la bellezza del territorio, della città. E poi, insomma, il programma continuerà anche serata con un momento di intrattenimento musicale, se non sbaglio. Insomma, davvero un programma ricchissimo. Siamo in chiusura. Presidente, che cosa ha rappresentato per lei questa esperienza alla guida del sodalizio? Cosa significa far parte di questo sodalizio anche a livello umano, personale? È stata un'esperienza unica, veramente. Mi ha arricchito. Ci sono state anche difficoltà, perché la realtà, purtroppo, dei miei 2 anni di presidenza, ho dovuto affrontare la pandemia, e quindi il Covid ci ha bloccato molto e non abbiamo potuto realizzare dei service che noi in genere organizziamo per raccolta fondi e per poi dopo poter, come diceva Dina, poter affrontare la realtà del nostro territorio. Però è stata un'esperienza, ripeto, unica, veramente, e dal punto di vista umano ho potuto anche constatare e realizzare proprio quanti problemi ci sono e come bisogna affrontarli assieme, no? Sì, le donne si danno la carica E soprattutto, appunto, l'unione e la sorellanza, perché sorelle, certo. Sì, e proprio l'unione, è vero, l'unione fa la forza, e noi siamo un bellissimo gruppo. Quindi io ricordo l'appuntamento per la mostra in occasione dei 40 anni, l'inaugurazione abbiamo detto il 23 di settembre, ma poi la mostra sarà fruibile fino al 23 di ottobre presso il chiostro del Seminario Gotico. Gli orari sono dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 17, venerdì, sabato e domenica. Comunque, per maggiori informazioni c'è il sito internet del Sor Optimist Club Belluno Feltre. Io ringrazio davvero le nostre ospiti, la presidente Nadia Della Vecchia. Grazie. E la socia fondatrice Dina Tollot. Buon lavoro per le vostre attività. Grazie. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.